La nota attrice Sandra Milo, musa di Federico Fellini, trascorre qualche giorno di tranquillità a Caprese Michelangelo, ospite di Marcello Fontana, della Michelangelo Gioielli, che conosce oramai da anni. Qual è il suo rapporto con Caprese Michelangelo? Perché predilige questa località? Questa è zona di geni. Ma forse certamente sarà anche il paesaggio, l'aria, quello che uno mangia, come dorme, no? Perché anche qua penso che le notti siano più serene, per esempio, che in città. E qual è il suo rapporto con i giovani? Bisogna incoraggiare i giovani, dirgli che non è vero che non c'è futuro, il futuro c'è. Cioè, però bisogna crederci, perché va costruito. Ecco, questo dobbiamo aiutare i giovani a incoraggiarli nella speranza, nell'entusiasmo, nella forza, nella fede, nella fiducia in se stessi, perché ciascuno di noi rappresenta una grandissima forza. Bisogna solo crederci. Ah, questo per i ragazzi, ve lo voglio raccontare. Allora, c'era un pugile americano una volta, bellissimo, ed era un grande campione. E sapete qual era il suo motto? Prima di ogni incontro si metteva davanti allo specchio col guantone, col pugno, faceva: io sono il più bello, io sono il più bello, io sono il più bravo, io sono il più bravo, io sono il più bravo, sono il più bravo, sono il più bello. E sapete cosa succedeva? Che era veramente il più bravo e veramente il più bello. Ma perché prima a crederci era lui? Questo dovete fare, credere in voi stessi.